Carissimi e carissime, bentrovati a questo nuovo episodio, il 19esimo, pazzesco, fatemelo subito scrivere se non mi dimentico, di io che porto tutti gli Assassin's Creed in questo periodo, Assassin's Creed Ezio Collection. Io sì, Saiu, comunemente noto come Riccardo, che pratica parkour dal 2008 all'insieme del 2012, ed è qui a portare tutti gli Assassin's Creed perché i miei studenti sono sempre arrivati, o maggior parte di loro, ai miei corsi per questo gioco, di cui non ho mai capito perché potesse essere così intrigante. Adesso l'abbiamo capito, non è certo per il parkour, ma per la grandissima e fittissima e incredibile profondità della trama, almeno di Ezio e anche Auditore. Twitch vi saluta, ciao ragazzi. Perché Twitch? Perché ogni lunedì sera alle 21 siamo in live. In questo specifico momento stiamo facendo una piccola maratona per festeggiare i 4.000 iscritti al canale. Incredibile crescita che spero possa continuare per rendere tutto più agevole e soddisfacente. Quindi tutti gli episodi prossimi che vedrete probabilmente avranno lo stesso mio aspetto e verranno fatti nella stessa giornata, proprio per festeggiare questo momento. Quindi, senza oderisi di dubbio, vi dico un'altra piccola cosa, un piccolo link in descrizione per il canale Telegram se avete voglia di partecipare alla community, oppure al Patreon se avete voglia di sganciare del denaro in cambio di cose, perché questo episodio / episodio, intendo episodio della mia vita, ma in realtà è fuorviante perché anche questo sarà un episodio. Intendo questo capitolo della mia vita e della nostra vita ormai insieme possa fluire al meglio verso la direzione che più ci piace. Questo è quanto ve lo devo dire. E ammetti che in realtà non ti lavi. Miriam mi hai sgamato, ma senza nessun tipo di problema io ammetto le mie colpe. Detesto lavarmi, ma in ogni caso eccoci qui. Allora, cosa è successo l'ultima volta che abbiamo aperto sto gioco? Abbiamo sbloccato le robe del buon Leo, fino al punto da prendere il paracadutino per cadere giù dalle cose, che abbiamo provato con molto stupore, anche un po' di cringeness, l'ultima volta. Ora, ho visto che qui gli incarichi delle cortigiane sono riapparsi, quindi mi domando se effettivamente devo aspettare del tempo e poi riappaiano, oppure se è una cosa che, insomma, non lo so. Buon pomeriggio carissimo. Ogni tot riappare, perché se ogni tot riappare io mi sparo un po' nelle palle, ragazzi, perché vuol dire che non smetteranno mai. Questa cosa la scopriremo molto presto, immagino. Quindi il da farsi di oggi è sicuramente andare avanti con la trama principale. Eccolo qui Leo, oh, meno male. Allora, sicuramente concludere la storia di Leo, almeno concludere. Visto che abbiamo distrutto le tre macchine, mi aspetto che ci sia un crossover, un qualcosa che possa capitare. Crossover non è la parola adatta, ma avete capito. E successivamente a questo, sperando che sia solo un dialogo finale, una missione finale, continuare con la trama principale. Continuare con la trama principale. Vorrei anche iniziare a sbloccare appunto varie situazioni, vari monumenti per avvicinarci di più al completismo e alla rendita che aumenta mensile, anzi no, ogni 20 minuti. E poi niente, spererei di vederla sta mappa prima o poi. Siamo quasi al 20esimo episodio, non abbiamo ancora sbloccato tutto, non sono abituato. Comunque, eccoci qua. Cominciamo quindi andando da Leo e anche da Vinci. Volevo dire anche Nardo. E non occorre prendere un viaggio veloce perché quell'altro è quassù. Comunque facciamo prima a piedi, dai, via. Shopping. Ah, qualcuno su YouTube mi ha scritto di dover andare a dal fabbro sostanzialmente. Io penso di averlo già fatto perché mi hanno scritto oggi, ma siamo molto più avanti rispetto ai video di YouTube. Quindi noi l'abbiamo già fatto ormai, abbiamo anche cambiato armatura in nero, siamo tornati al vecchio stile. Penso sia opportuno stare un po' così. Poi magari se ci sarà qualcosa da sbloccare, come abbiamo fatto per il 2, per questa armatura che stiamo usando adesso, magari lo faremo come upgrade. Ma ho la sensazione che il buon Ezio apprezzi il fatto di essere tornato all'apice di come l'avevamo lasciato nel 2, no? Oggi shopping, dice Nerienis. Sì, vediamo se riusciamo a comprare vari monumenti, cioè restaurare. Quindi aumentare il nostro possedimento come piccolo mafioso di Roma. Guarda qua il fiorentino che si compra tutto. Vediamo se la banca ci lascia qualcosa, sarebbe molto bello. Ma non so se sia passato abbastanza tempo. Ritira danaro. Madonna, se c'è passato un sacco di tempo. Qua abbiamo 59 capponi da tirar fuori. Apice l'età però è quella. Eh sì, in effetti sì. Però come vediamo qua, adesso sapete cosa vorrei dire?
fa sentire tutti poveri veramente, questo Ezio maledetto. E sapete che cosa vorrei che succedesse in Revelation? Che immagino sia Ezio da più vecchio. Vorrei che succedesse che anche il parkour subisse qualche modifica di età. Anche il parkour subisse qualche modifica di età. Poi non so se succederà davvero, ma sarebbe una chicca che io apprezzerei tantissimo. Tantissimo. Piacerebbe molto perché sarebbe coerente. Ah, Leo di nuovo sulla panchina. Sarebbe coerente, sarebbe apprezzato. Cioè, non che mi tolga pezzi di gameplay, sia chiaro. Non che mi tolga pezzi di gameplay, però che mi dia un'altra... Cioè, che faccia dei commenti mentre salta, che dica delle cose, ok? Sì, sì, non ditemi niente, non ditemi niente, ok? E, sono d'accordo anch'io che comunque l'armatura finale di Ezio qui sia migliore della bianca, assolutamente. Però, vabbè. Sei un sacco avanti rispetto a YouTube, deduco dal fatto che i paracadute... Sì, esatto. E, sono riuscito a fare più o meno al massimo delle sincronizzazioni nelle varie missioni di Leo, non tutte, le dovremmo rifare per completismo, ma non è un problema. E come dire, sì, l'idea è quella che se stai guardando il video di YouTube sia molto in ritardo rispetto alla live, non perché voglio dar fastidio altro, ma perché in live facciamo almeno due episodi, invece su YouTube non possiamo far uscire due episodi in un giorno, no? Quindi c'è anche necessità di uno stacco, perché sennò una serie TV non la guardi tutta di botto. O meglio, io non voglio che voi guardiate le serie TV di botto, questa se la trattate come una serie TV alla Netflix vi toglierebbe la vita, e io non voglio che questo accada. Voi avete una vita e non voglio che mi dedichiate più di un'ora ogni due giorni. Questa è l'idea che mi ero fatto, anche perché così il canale non si intasa di video infiniti, ok? Il suono è ovattato, è solo per Not Without X1M oppure per tutti voi? Fatemelo sapere mentre facciamo partire il buon Leo. Non saprei che altro inventare per te. Ma come? Raga, ma questa è una delusione totale. Una delusione totale. Ma perché mi metti... Cioè, non dice neanche niente Ezio. Perché mi metti questo quadratino se... Ma sul serio se n'è andato per sempre? Cioè, per il momento? Vedete la L? Non ho voglia di togliere tu... Va bene. No, non lo voglio fare. Ma pazzesco, raga! Il gioco è ovattato. Ok, cerchiamo di capire perché. Così è meglio. Aiuto, ho paura di fare questa cosa. YouTube, perdonami se faccio danni. Così è meglio? Meglio così? Fatemi sapere. Anche prima era ok. Ok. Sì, purtroppo qua siamo un po' low-fi in termini di attrezzatura ancora, raga. Permettetemi, cioè mi dispiace per voi, però insomma, insomma, ora va bene, ok. Allora, detto questo, siamo liberi di fare quello che più ci piace, quello che più ci piace, raga. Sono felicissimo di sta roba, non abbiamo più vincoli, Leo è concluso in una maniera discutibile, però è concluso, ne parliamo. Ciao Fra, non preoccuparti, non c'è nessun ritardo, puoi venire e andare quando vuoi. Ben trovato. Quindi, ah guarda, ah no, qui è solo la sede. Allora, non mi sembra ci sia tanto altro da fare se non le missioni secondarie delle cortigiane e quelle degli assassini e ovviamente quelle dei ladri anche, qua giù, che non mi pare qualcosa che abbia così tanto valore. Dopo molti video che abbiamo fatto, episodi distanti dalla... perché sono ben due episodi che siamo distanti dalla trama principale. Abbiamo lasciato la trama principale dopo che abbiamo ucciso il banchiere, quindi forse è il caso di andare dal banchiere, cioè di portare avanti questa roba, ok? E dove possiamo andare per prendere il viaggio veloce? Qui. E poi fatemi vedere dov'è. Era qui sotto? Ok, è proprio lì davanti, perfetto. Quindi andiamo lì e via. C'è anche il ricordo di Cristina, è vero. Dovremmo fare anche quello, ma me lo riservo per un altro momento.
Ah, guarda. Ok. Let's go. Qui ti ammazzi? Se cadi, no, dai. Quasi. Oh, salve, chiedo scusa. Io sto ancora male, ma spero di non darvi troppo fastidio con queste tossi. Sì, sì, esatto, ce n'è. Grazie Endo, grazie per gli auguri dei 4.000. Sì, in effetti adesso siamo già a 4.002, però sì, purtroppo non riesco a farlo in tempo reale quando capita. Perché fortunatamente in questo periodo state crescendo di più di quello che io posso gestire in termini di tempistiche. E ce la fai Ezio, per piacere. Grazie. Ok, let's go. Stavo capendo perché non c'era il segnale. Rosa in fiore. Let's go, vai. Ok. Comunque, raga, sono un po' deluso, Un po' deluso da quel finale di Leo. Non ho più niente da darti. Ma allora, perché mi fai... Non so neanche cosa pensare. Ci sarà qualcosa dopo? Boh, ovviamente non ditemi. Ah, proprio diretto. Le ragazze di Claudia hanno rubato il denaro del banchiere, ma ci sono problemi alla rosa in fiore. Va bene. Andiamo subito. Dove a sentire. Dove sono Claudia e mia madre? Eravamo tornate col denaro. Ci hanno seguite. Aia. Ah, Claudia. Ebbene? Mia sorella sa come si impugna un coltello. Ah, e sono però pronta a rifarlo se serve. Parli come una vera uditore. Pazzesco. Finalmente siete tornati in voi. A buon'ora, dico io. Dopo 40 anni. Pazzesco, raga. Anche nostra sorella è un assassino non allenato. Pazzesco. Come fai ad avere il paracadute? The Bad Piccione, innanzitutto ciao, ben trovato. E perché abbiamo finito le missioni di Leo? Claudia, oltre a camminare, sa anche combattere. Pazzesco, ha fatto pratica da seduta. No, ma adesso è dal Brotherhood che si è alzata in piedi. Vediamo cosa succede. Claudia, sarebbe assurdo se alla fine dovessimo combattere contro di lei. Mi pare fuori di testa come logica, però... Claudia, boss girl. Veramente molto bel personaggio. Per quegli anni lì è stato fatto molto bene. Il barone di Balois. Dove siamo qua? È un nuovo pezzo di Roma? Sì. E la missione? Ah, era solo... Ok. Nuovo oggetto sbloccato presso i fabbri, andiamo subito a vedere. Nuovo oggetto sbloccato presso i mercanti d'arte, andiamo subito a vedere. Ok, era solo un finizio, inizio sequenza nuova. Quindi dovremmo uscire dall'Animus. Fatemi vedere. C'è ancora quella linea tratteggiata maledetta, però mi sa che qui sbloccheremo, finalmente penso, quest'area. Vediamo, nuovi contratti. Di che parla? Di che parlava? Cos'è questo? Ah, eccoci qua. Agenti templari. Una nuova roba? Interessante. Allora, andiamo dal fabbro. Andiamo dal mercante d'arte. Mettiamo il segnale su quello. E poi usciamo dall'Animus. Vediamo cosa ci dice Desmond, Lucy, Rebecca e tutti gli altri. Fabbro. Disponiamo di una... Sì. Ripara tutto, va bene. Poi armature, eccoci qua, corazza rondelle, let's go, prendiamo tutto, rondelle, armi. Come vi spiegavo, queste cose non mi danno nessun tipo di interesse proprio. Sapete che vi dico, compi la missione relativa. Prendo lo spadone solo perché a me piacciono le armi infinitamente grandi e oscenamente pesanti. Ma tutto il resto non lo prendiamo, raga, perché non ci serve assolutamente a nulla. Pugnale, coltello macellaio, pugnale, non ci serve. Missioni mercantili. Ah, vedi? Adesso che lo so, possiamo farla senza problemi. Monete di Vlad l'impalatore, 7 su 7, vai. Fai questa missione fittizia perché non è successa, va bene, ottimo.
Dovete sapere che io, quando ero giovane, giocavo un gioco di ruolo che si chiama online, che si chiama Neverwinter Nights. E avevo un... Fatemi vedere la spada, lo spadone. Per l'amore di Dio, bello. Smettetela! E, aspettate, ah, non è lui che me le dà. E poi si va in giro con uno spadone, ma neanche sulla schiena, vabbè. E avevo un personaggio che si chiamava Infart, pensate voi, che era un... era basato NVN su D&D, Dungeons and Dragons, ed era un monaco chierico, quindi le abilità tipo di Ezio, che correva da tutte le parti, eccetera, però aveva anche incantesimi di cura e prediligeva vesti invece che armature, ok? E con lui avevo un'enorme, incredibile, grossa arma, che era un... come si dice? Uno spadone, più grosso di lui, capito? Bellissimo. Allora, mappe del tesoro, piume, bandiere, bandiere del Vaticano, dipinti, ma non c'è molto altro. Ma sentite doppio, raga? Attenzione, fermi tutti, perché a sto punto, un attimo. Meglio così? Forse è meglio, vero? E chiedo scusa se a 15 minuti dal solo audio di gioco si sente tipo eco, non doppio. Quindi vuol dire doppio. Così dovrebbe andare meglio, vero? Comunque intanto io non prenderei queste tre robe perché sennò la mappa overloada ed esplode. Capisco. Tipo, non vediamo più niente. Nuove pale. Sentite bene? Sentite bene? YouTube, dimmelo anche tu, anche se ormai è troppo tardi perché non siamo in live. Ok, ora va bene. Scusate, ho fatto un errore. Ho lasciato audio desktop invece di cambiare. Spero non sia troppo fastidioso per voi, raga, perché 17 minuti sono tanti. Nonostante non sia successo praticamente nulla. Allora, a parte il fatto che siamo entrati nella nuova sequenza, usciamo. Usciamo, sentiamo cosa hanno da dire i vari tizi. Tra l'altro l'ultima volta che siamo usciti dovevamo aspettarci che i templari arrivassero, quelli dell'Abstergo in generale, a raccattarci. Madonna, sempre con lo zaino sulla schiena, Dio santo. Pausa! Pausa. Dov'è? Oh, dove sono loro due? Ah, ok, lui è lì. Lei è lì, lui è lì. E Lucy? Va bene, cominciamo da lui. Il mio lavoro richiede attenzione, Desmond. Sai che mi piace parlare di queste cose, Desmond, ma ora ho del lavoro da fare. Il mio lavoro richiede attenzione, Desmond. Niente. Beh, adesso andiamo a vedere le mail, ovviamente. Qua c'è la buona... Parleremo dopo. Rebecca. Ma come parleremo dopo, ragazzi? Ho finito una sequenza. Non distrarmi. Ok, ok. Cibo qui. Non lo posso mangiare. Vestiti e zaini sono parte del corpo. Esatto. E prima le mail e poi andiamo a cercare Lucy. Allora, e non mi ricordo da chi abbiamo visto il contatto con William. In entrata a nuove sono tre. Ah. Emergenza da Rebecca. Gialle da Lucy. Quindi ha risposto a emergenza. Ah, a Sean. Sono già le 7, sono già le 8. Rebecca, qual è la soluzione? Metto in coppia anche Lucy. Ok, parlano di qualcosa di cui non capisco. Andiamo da Sean. 5. Credete di tornare al lavoro. Puntini, qual è la soluzione? D'accordo, hai avvisato Lucy. Mai sentito una del genere? Altre info sul serio? Un altro frutto dell'Eden. In uscita. Ok, qua c'è ancora la storia del lettore MP3 dello yogurt. Cibo, scimmioni italiani, ok, non c'è niente. Aspetta, ne eliminate? In uscita sempre yogurt e lettore MP3, ok, niente di nuovo. Rebecca. Emergenza. Nel corso delle mie ricerche ho trovato questo indovinello, ma non sono riuscito a risolverlo. Qualche idea? Ma perché noi non siamo in coppia? Penso possa essere la chiave per trovare un altro frutto. Di che colore sono le ore?
Tranquillo, Leo, la chat ti aiuterà a capire a che punto abbiamo già fatto le robe e a che punto no. Quindi non preoccuparti, fai pure tutte le domande che vuoi, tanto siamo tutti in compagnia, in amicizia qui, siamo tutti pronti a darci una mano. Se ci impegniamo tutti e due, penso che possiamo risolvere. Ok. Non ho voluto mettere in... Aspetta, Sean e Rebecca, ok. Prima di avere in mano qualcosa di concreto, penso di averlo risolto. Questa è emergenza. Gialle, infatti si dice sono già le 7, già le 8. Ah, gialle. Secondo voi? Non credo proprio. Ah! Ok, questo l'abbiamo visto. Ha eliminato qualcosa di strano? No. Bene, vediamo se c'è qualcuno che ci dice qualcosa di nuovo. Niente. Ma raga, ma allora questa uscita... Non ho premuto nessun tasto, raga. Cioè... Ora, dov'è Lucy? È fuori? Proviamo a vedere. Oh! Ancora? Siamo ancora durante la notte. Perché non c'è Lucy? Non mi piace sta roba. Questo ripete sempre le stesse robe, immagino. Non mi fa neanche attivarle, va bene. Premi un tasto. Ah! Ok. Hanno raccolto delle cose di Ezio. Sì, è strana questa roba. Premi un tasto, ma non succede... Oh, fammi uscire! Che cosa vuoi? Me le devi far vedere solo con un'angolazione lievemente diversa da quella che già vedo. Comunque interessante, vuol dire che... Questo che cos'ha in mano? Aveva una lancia? Vabbè. Ok. Quindi vuol dire che pian piano... Guarda il coso delle piume e il registro di Claudia. Certo, la spada di Ezio. La cappa di Firenze. Non so se c'erano anche prima. Sarà andata a fare la spesa lui, si può essere, a sto punto. Questi, dopo aver letto le mail, non mi danno niente di nuovo. Parleremo dopo. Ma non sei andato in giro per niente? Sì, abbiamo già fatto tutto il giro di Monteriggioni. Sai che mi piace parlare di queste cose, vabbè. Desmond, ma ora ho... Torniamo dentro? Quando vuoi, andiamo. Des. Andiamo. Let's go. Sta sempre nell'animus, non penso che possa scrivere mail. Sì, ma riceverle sì. Piccola chicca dello spadone che è che se agganci un nemico e tieni premuto quadrato, glielo lancia addosso. One shot a tutto, anche i capitani Borgia. Funziona anche con la lancia. Bellissimo. Sono anche specializzato. Non ti vogliono parlare. Sti gaglioffi, oserei dire, Nerienis. Invece che Marrani. Marrani lo useremo su Black Flag, mi sa. Va bene. Fatto tutto. Sono così tentato da provare agenti templari prima di andare avanti che non avete idea. E quindi lo faremo, dai. È qui, è proprio davanti per andare. Potremmo usare questo teletrasporto veloce. No, raga, fattemelo provare, dai. Dai, fattemelo provare. Vi prego. Lo so che non stiamo andando avanti tanto con la storia, però è una roba nuova, è una nuova meccanica che potrebbe darci qualcosa, qualche stimolo in più, qualche meccanica in più, chi lo sa, magari. E quindi vorrei provarla. Poi magari non ci dà niente, però almeno abbiamo provato. Dai. Non mi parlano perché Desmond l'ha nuotato nelle fogne e quindi puzza. Probabile. Ci stanno le cose secondarie. Sì, vorrei farle tutte le cose secondarie, ovviamente, il più possibile, anche prima della fine della storia, sicuro. Però non vorrei abusare troppo del fatto che allunghiamo il brodo, capito? E alla fine questo è un episodio e successivamente farà parte di una serie che rimane su YouTube come documento più intrattenente possibile, quindi ho il timore di allungare troppo i tempi, capito? Timore che non è particolarmente fondato, perché finché ci divertiamo bene così, però non vorrei, come dicevo in altre volte, ciao Eta, ben trovato, e allungare troppo il brodo, ecco. E come faccio ad avere tutti quei fiorini? Perché ho sbloccato... Questo lo ripeto per chi magari se lo fosse
perduto. Ho sbloccato tutti i vari mercanti, le varie come si chiamano queste? Non so come si chiamino, non mi ricordo. Vabbè, avete capito, mercanti, quindi medico, mercanti d'arte, fabbri, eccetera. E in più sto iniziando a restaurare e ognuno di queste botteghe, grazie Nerianis. E quindi tutte queste cose aumentano l'entrata ogni 20 minuti. Let's go. Era la tua bancarella? Sì, mi hanno distrutto tutto. Ecco. Chi è stato? Donato. Gli altri mafiosi. Ho gareggiato contro il suo cavallo alle corse e ho commesso l'errore di vincere. Voi però, tutti parlano di voi, di come contrastate gli uomini dei Borgia. Tocca fare una corsa al Donato cavallo. Esige che vada a trovarlo da solo. Temo voglia uccidermi. Va bene. Uccidi solo Donato Mancini. Subito. Dove posso trovarlo? Grazie a Dio. Sono solo... Mi aspetta al Circo Massimo. È lì che si tengono le corse private. Come dire, sono tutte missioni tipo contratto d'assassino, quindi uccidere con varie cose difficili da fare. Un soldato veterano dei Borgia che prestava servizio anche nella guardia cittadina. I cronisti di corte lo descrivevano come un soldato freddo e leale e un esperto cavaliere. Cavaliere? Scusate, non posso penetrare molto a fondo nei server dell'Abstergo, ma ho trovato questo. Donato Mancini era uno dei migliori cavalieri di Cesare. La sua abilità era superata solo dal suo ego. Quel Cesare sa dove trovare gli uomini che fanno il caso suo. Tranquilli, perché tanto con due colpi, scusate, con due comandi che ho padroneggiato ormai, qualsiasi nemico scende giù in un botto solo con la lama celata. Quindi se non sarà in un colpo solo, sarà in due, non c'è problema. Ah, interessante, grazie Lore. Gli agenti templari sono anche un modo di introdurti i personaggi del multigiocatore, che in effetti non abbiamo ancora avuto esperienza di fare, avere, vedere quello che è. Let's go. Sono su PS4, non PS5. Fermi tutti che ho sentito un rumore che forse è il caso di recuperare. E spero di passare la PS5... quest'inverno, autunno, / quando uscirà Assassin's Creed Shadow, perché così ci giochiamo come forse pausa dal resto, non lo so, vedremo. Mi piacerebbe avere una scusa per comprarla, raga, perché se non faccio le live non la compro, cioè non serve veramente alla mia vita, purtroppo. Ma già che ci siamo, fatemi vedere solo quanto costa. 21.000. Ma vabbè, dai, facciamolo. Chi siamo noi per dire di no? 11.280, vedi? Non so chi me l'aveva chiesto. Picciones. Adesso ho 11.000 ogni 20 minuti. Un piccolissimo acquisto, sì, esatto. Umilissimo, oserei anche dire. Allora, vediamo sto tizio. Ah, beh, facilissimo, Dio. Devo scendere? Ah, posso salire lì sopra? Sei morto, Rocco, hai sentito? Oh, oh. Madonna, questo muore con una semplicità e con una umiltà fuori di testa. Nuovo follower. Grazie Giacomo De Tomaso per essere qui con noi. Aia. Avvicinati. Aia. Porca vacca, mi sono distratto un attimo, guarda che casino. Non te ne andrai così. Ecco fatto. LOL. Mi fa molto ridere. Riescati in pace. Cioè, voi immaginatevi la scena. Uccidi solo lui. Attenzione, è un disastro. Tutti che mi attaccano, tutte le parti. Let's go. Aia. Aia. Proviamo questo spadone. Porca vacca, stavo per morire. Ah, non parte il contrattacco? Sto sbagliando? Non parte il contrattacco? Nonostante sia grossa la lama, voglio provare l'ultima volta. No. Ho capito, va bene. Aia. A pugni, Dio. Dai. No! No! Ma sono stupido!
Porca vacca, pensavo... Porca vacca. Pensavo fosse... Ricomincia, ricordo. Allora, facciamo subito, tranquilli. Le missioni templari sono la presentazione dei personaggi multiplayer nella story. Fiora, la cortigiana del file che ti abbiamo passato la scorsa live, ha indicato, che era l'episodio 16, ha indicato ognuno di loro agli assassini una volta passata la fazione. Ah, ok. Vabbè, scusate, ho sbagliato. Rifacciamo velocemente, dai, tanto è stato abbastanza veloce. Porca vacca, non mi ero accorto di... Vabbè. È andata così, scusatemi. Ogni volta devo ricordarmi di aspettare di vedere missione completa e magari un altro incarico piuttosto. Più che altro voglio capire quanto distanti siamo. Anche la pistola forse, no, andiamo di balestra. Quanto distante è? Dove siamo? Ah, un pochino. Si prega di notare come la vecchia conceria abbia accettato di trasferirsi in cambio di un cavallino. Let's go. La nuova bottega si trova oltre il Tevere, a Campo Marco. Sì, sì, sono molto veloci in effetti queste missioni, sto notando, quindi ci sta anche a rifarla. Scusatemi, ma effettivamente non ho prestato l'attenzione dovuta a questo piccolo dettaglio. Che questa cosa delle missioni da completare in un certo modo è ancora nuova per me, in realtà non ci ho fatto ancora l'abitudine. Eccoci qui. Allora, eccolo lì, scendiamo da cavallo. Come osa farmi aspettare? Oh 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 oh. Paloma. Ai 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 ai, cantava. Cucuru cucu cucu cucu. Paloma. Voilà. Requiescat in pace. Non c'è lo skip, vero? No. Non posso. Ho premuto tutti i tasti, quindi... Aia Dio, madonna. Via. Beh, in effetti adesso possiamo usarle le... Giusto? Assassino! Fatelo in giardino! Posso farlo? Non li sto uccidendo io. Aia. Ma chi è che spara? Come se fossimo in guerra, Dio. Aia. Io vedevo un piccolo... Cioè, quel coso blu non dovrebbe essere un fieno. Forse qui sopra. Oh. Madonna, ma sentiteli! Che parte è andato? Porca vacca. Ma dov'è il fieno? Io... Questi gaglioffi che non mi lasciano in pace. Vabbè, torniamo su. Ho preso la remastered, sì. Ok, let's go. Ottimale. Adesso torniamo indietro a recuperare i vari... Sarebbe bello che ci fossero ancora. Cioè, dai, non mi sono allontanato troppo. Ovviamente non c'è più nessuno. Porca vacca. Vabbè. È tanto anche che non mandiamo... i nostri amiconi in giro per il mondo, quindi oserei dire di fare questo qui, poi andiamo a prendere la subway, la metro per andare qui e continuare con l'inizio del ricordo finalmente. Tanto abbiamo visto come sono questi cosi templari, ci sta, li sbloccheremo con calma. Dai, continuiamo a skillare i nostri amiconi. Salta tutti i messaggi, assassini. Allora, punto abilità, uguale ormai. Punto abilità, let's go. Punto abilità, let's go. Punto abilità, let's go. Guarda qua quanti punti, bravissimi. Pam. Ah, addirittura due tu. Bellissimo, allora dai, diventa più aggressivo o aggressiva. E anche tu te ne fai due. Perfetto. Ora, contratti. Cronologia. Ah, mi dice anche quanti contratti conclusi, bello. Contratti. Allora, secondo me non siamo ancora pronti per i 5, però possiamo provare. Tra l'altro ho notato che
Vedete le stelle che cambiano? Queste sono rombini e invece queste sono delle sorte di stelle, scusate, templari, che però danno anche materiali che sono utili per le missioni mercantili. Quindi adesso stiamo prediligendo quelle. Cazzo, 18% devono andare via in 40, Dio. No, non mi fido. È ancora troppo presto per la 5, va bene, lo accettiamo. Invece per la 4 no. Vediamo se c'è qualcosa di meglio. No, ho sbagliato. No, tutte e 5 quelle con gli oggetti. Dai, una da 4 almeno. Oh, eccola qua. Let's go, andiamo con i più bravi. Aspetta, chi ho messo? No, voglio il primo qua. Eccolo qua. Forse uno da 7? Sì. Forse anche uno da 6? 90. No, 7. Siamo super certi. Super certi. Poi, colonia. Niente. Va bene, ce la prendiamo nel culo, raga. E allora facciamo tutte quelle da 4 e via. Ah, mi tocca andare proprio a mano al primo, va bene. 83 più un bel 6. Go. Poi abbiamo un 5 che forse è un po' di meno di difficoltà. Vediamo come se la cavano. 24. Però forse possono andare insieme. No, troppe. Niente, quelle da 5 non si possono fare. Quelle da 3 non ancora. Ah, un'altra da 4. Ah no, sta andando, sono scemo. E Lisbona, 4, guarda qua, ce ne sono 2. Pam e un 6, let's go. E poi questa. Pam e un 6, let's go. 2, troppo poco. Chi ci rimane? Chi ci rimane? Beh, fatemi vedere con questa. Ci rimane un livello 8 da solo, quindi serve una livello 3. Questa tanto vale, una vale l'altra. Vai. Avvia missione. Let's go. Perfetto. Ora possiamo andare a fare la missione principale. Let's go. E togliamoci anche dalle balle l'essere ricercati. Voilà. Prima di continuare, che non si sa mai. E bisogna ricorrere alla chirurgia. Avanti, non siate timidi. Voglio solo aiutarvi. Ok. Cavallino. Andiamo. Molto comodo. Ah no, aspetta, stavo facendo un errore, non dobbiamo andare a piedi. Dobbiamo andare, cioè a cavallo, dobbiamo andare alla sub, alla subway. Let's go. Sarà di qua sicuramente. Com'è possibile che da Roma fino a fuori Italia le depi ci mettano 12 minuti o 20 minuti? Incredibile, fra, hai visto? È pazzesca sta roba. Non so se ti sei accorto, ma questo gioco va a una velocità diversa da quella normale. Cioè, andiamo. Nella stessa serata noi vediamo giorno, notte. Quindi non è proprio accurato. E poi i salti che fa Ezio, come abbiamo notato, non sono proprio accurati. Quindi non possiamo essere certi che sia un gioco basato su leggi reali della vita. Ci tenevo a dirlo, magari. Ciao, un piacere stare in live, ti stavo seguendo da YouTube. Booger, grazie mille. Ben trovato, molto piacere. Fa piacere che ti piaccia. Resta pure qui con noi fino a che il sole non splenderà già. Se tu sei tra noi, la notte non avrà età. Il mio assi preferito finora? Ah, sicuramente l'uno è l'ultimo. Il 2 succedono tante cose belle, però le dinamiche di questo, raga, di Brotherhood, della storia dei confratelli, eccetera, è forte, eh? È forte. Direi questa per il momento. Il meglio sarebbe avere, come si dice, le varie città del 2 con le dinamiche di questo. Sarebbe fantastico, fantastico, però non possiamo avere tutto dalla vita. Ci accontentiamo, e quindi questo per le dinamiche che ha è meglio. Oh! Barty! Chi va là? Chi va là? Salute anche a te. Ezio! Aspettavo mia moglie. Sa perché non mi stupisce? Quei bastardi di francese ci tengono sotto pressione. Parlami del loro generale, il barone di Valois. Cesare ha convinto Re Luigi ad affidargli un intero esercito per sconfiggermi. La sequenza è la su di lui. La cosa mi lusinga. Dove posso trovarlo? È solo questione di tempo prima che tagli la gola a quel Valois. Madonna, li stiamo rilanciando.
Sembrano avvicinarsi, invece. Ma la situazione è sotto controllo. Tranquilli, loro. Barrate le porte! Bene, allora forse puoi darmi una mano. Eccoci qua. Proprio oggi ho scoperto che ci sono su YouTube anche i video del 2. Stiamo andando in ordine, raga. Quindi ci sono tutti. Non subire danni. Difficile questa. Cosa dobbiamo fare? Aspetta. Chiudi le porte della caserma. Va bene. Dove sono? Urco. Dio santissimo. Cristo. Allora dobbiamo ucciderli tutti. Va bene. Li uccidiamo. Ah, le bombe. Scusate. Difficile seguire la chat e fare le cose di fretta sul gioco. Precise e chirurgiche. Quindi perdonatemi. È già la seconda volta oggi che facciamo questa cosa. Boh. Non due, Dio Madonna. Vabbè. Vengono dall'altra parte. Tranquillo. Io in questo momento non ho neanche un assassino con me. E adesso che le ho finite, come facciamo? Li ammazziamo? Madonna, dimmi che ho culo. Ok, chiuse. E mo? Devo eliminarli. Ok. Esecuzione, tieni premuto. Perché dovrei farlo? Non subire danni, ok. Tieni premuto dopo una serie. Oh. Olè. Il barone di Valois manda segnali dal campo. Ok. Bonjour, General Dalviano. Bonjour. Êtes-vous prêt à vous rendre? Perché non venite qui a dirmelo? Dovreste imparare il francese. Maschereste la vostra Barbara. Sono arrivati dei soldi. Più uno rispetto. Insegnamelo voi. E io vi insegnerei a combattere, visto che sembrate saperne assai poco. La discussione Daddy. È alquanto divertente. Ma arriviamo al punto. Vorrei la vostra resa incondizionata entro l'alba. Ah! Venite qui, Bianca vuole sussurrarvela personalmente. Purtroppo un'altra signora non sarebbe d'accordo. Ai. Mio marito vi ucciderà tutti. Sì. Io ti ammazzo, cane di un francese! Calmatevi per il bene di vostra moglie. Conoscete le condizioni? Vi attendo al mio campo all'alba, disarmato. Che belli i baffi del francese. E imparate il francese. Presto diventerà la lingua ufficiale in Italia. Ti prenderò, pezzo di merda, figlio di puttana. Ale. Vabbè, come al solito. Octavien de Valois. L'inaspettata incoronazione del 1498 del lontano cugino Luigi XII procurò Octavien, il barone di Valois, un posto in prima fila tra i ranghi di Luigi nella campagna d'Italia. Il segretario del re annotava al tempo che il barone poteva contare solo su un addestramento teorico e su nessuna esperienza sul campo e commentava cosa non si fa per la famiglia. Vabbè. Valois incontrò Cesare e Juan Borgia quando i due si recarono in Francia per il corteggiamento della futura moglie di Cesare, Charlotte. I tre trascorsero un intero mese insieme a corte, dopodiché il barone partì per l'Italia. Le due parti si scambiarono diverse lettere cifrate, decrittate solo di recente, in cui si discuteva dei loro progetti per l'Italia. Il re di Francia era spesso menzionato come complice di tali progetti. Il barone del Valois marciò con i suoi uomini su Roma nel 1500, a quale scopo non è ancora chiaro. L'unica cosa che è certa è che a quel punto Bartolomeo e i suoi lo attaccarono. Ci sta. Ok, cosa dobbiamo fare? Seguire. Ah. Datemi un attimo, Dio. Effettivamente mi avete dato un cavallo sotto le chiappe, quindi potevo capirlo. Sta partendo un dialogo intanto. Barty, hai voglia di aspettarmi? Cristo santo. Ah, oh, nuova mappa, finalmente. Finalmente. Se non rispetti le regole. Chiedo scusa. Stavo leggendo la chat.
fa piacere, bad piccione, che ti piaccia questo momento rilassante insieme. Spero piaccia a tutti in realtà, e o a più persone possibili, ecco. Questo sarebbe il campo. Mi piace l'idea che sia rilassante. Sto cercando di fare in modo che sia rilassante. E vai a nasconderti in una fortezza? Non hai niente fra le gambe, tranne un buco così profondo che arriva fino allo stramaledetto inferno! Come puoi aiutarla da morto? Raduniamoci e apriamoci un varco all'ingresso come facemmo all'arsenale. Ci sono più francesi da qui all'ingresso che nelle strade di Parigi. Allora scaleremo i bastioni. È impossibile scalarli. La mia Pantasilea saprebbe cosa fare. Forse questa è la fine. All'alba porterò i miei doni a quel codardo. Speriamo solo che le risparmi la vita. Ma cosa perché dici? Non ci ho pensato prima? Che cosa ho detto? Richiama i tuoi uomini negli alloggi, vi spiegherò tutto lì. Speriamo che sia una buona idea. Ma scusa, ma Barty... Ci ritiriamo! Non è un assassino. Potrebbe sì scalare le cose, no? Cosa hai in mente? No, guardate quel simbolo. Dovremmo tornare in questo posto a prendere la verità. Ah, fa male. Fa molto male. Ovviamente io non posso entrare ora. Cioè, per trama è meglio di no. Cavallino, let's go. Barty è un tank, non ce lo vedo scalare. Ma neanch'io, però, gli assassini sono una gilda di assassini per motivi specifici e ognuno ha le sue peculiarità, a tal punto che le peculiarità arrivano a essere anche non saper scalare. Che cazzo volete? Oh! Ma guarda te, volevo semplicemente togliermi dalla ricercatura, però vabbè. Ricercatura poi però. Porta di entrata. Let's go. Vediamo cosa da dire Ezio. Cosa usa le robe di Leo? Allora, hai un piano? Una volta dentro, i tuoi uomini possono sconfiggere le pattuglie del campo. Scusate. Sì, ma... Soprattutto se le pattuglie vengono colte di sorpresa. Ma certo! Allora dobbiamo trovare alcune armature francesi. All'alba entreremo camminando. Cavallo di Troia? Ah! Ezio Auditore! Sei davvero un grand'uomo! Magnifico! Vado a cercare le armature. Le prenderanno i miei dai cadaveri. Appunto. Poi partiremo da nord per non destare sospetti. Ah, Ezio, ricordati di ucciderli senza combattere. Le armature devono essere pulite. Ma come? Non abbiamo sancito che le armature ci sono già. Orchestra lo stratagemma ai danni del barone di Valois, assassinando 20 soldati francesi fra le antiche rovine in modo che Bartolomeo rubi la loro armatura. Ma... Vabbè. Porca vacca. Uccidi 20 soldati francesi. Quanto distanti sono, raga? Sembra lunga? Ah, no, dai, non sono tanto distanti. Partiamo da questo. No, partiamo da questo. Facciamo ta 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 ta. Let's go. Ma come facciamo a ucciderli? Con i pugni? Tra l'altro lui sarà là sopra o là sotto? Sicuramente... Ok, devo fare il giro del lago. Cavallino, let's go. Allora, intanto vorrei che tornassero i miei amici assassini, che ho mandato via stupidamente proprio ora. Ah, sono proprio mini... Ok. Cos'è c'è scritto? Aspetta. Senza uccidere... Ah, non farti individuare, beh no. Però... Lui lo posso uccidere, no? Ok. Ma dove mi hanno visto, scusa? Ma dove mi hanno visto? Oh! Ci devi stare. Ma allora posso ucciderli anche con le lame? Fermo!
Non capisco, raga, sono confuso. Soldati uccisi, uno di 20. Urco, e loro? Cioè, questo sta proprio guardando di qua. Dardi avvelenati. Possiamo provare. Ci arrivano. Colpito. Ah, il cavallo che mi segue, Dio. Ok. No. Voglio capire. No. Cioè, scusate, uno l'ho ucciso con la balestra e un altro è morto. Ah, ok, due di due, ok. Due di... sì. Questo sta guardando di qua. No, è troppo... Va bene, proviamo a ucciderlo così. Preso, ok. Ok. Con chi ce l'hai? Ah, ce n'è un altro lì. Ma perché me ne segna uno? Non capisco, c'ho l'albero davanti. Dio non... Vabbè, lui è andato. Quindi se c'è... Ok, era lui. Ah, ce n'è un altro, ecco perché. Ok. Make sense. Adesso verrà qua. Quindi possiamo usare questo. Vediamo se si avvicina. Non fa nulla. Ecco. Dai, accucciati. Ce la fa? Un momento. Ok. Ma porca vacca, chi? Allora. Allora. Abbiamo fallito e sono tanti. Quindi penso che a questo punto non so se lo vogliamo rifare oppure no. Facciamo scegliere la chat di Twitch, dai. Non ho più la spada nel mentre, vabbè, la riprendiamo dopo. Se Locco posso sempre sparargli. Sì, ma non volevo usare tutti i dardi su di loro. Cosa dite? Last try? Facciamo l'ultima? Dai. Adesso che abbiamo capito com'è, magari anche con gli assassini... Possiamo chiamarli, loro fanno casino e poi... Va bene, dai. Spero che YouTube tu sia clemente perché qua... questo episodio è pieno di... retry. Lo chiameremo proprio così. Retry. Due punti, anzi, tra virgolette. Proviamo un'ultima volta, dai. Ci sta. No, no, mi tocca partire da qua. Ok, vorrei... C'è la possibilità di rifornirsi? No. No, 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 va bene. Allora cerchiamo di farlo con quello che abbiamo. Abbiamo abbastanza. Selezione, usi bombe fumogene. Se lancia loro. Ah, posso lanciare le fumogene da distante? Interessante. Interessantissimo. Dal fabbro, sì, dovrei andare dal fabbro, ma faccio prima a recuperarle dalla prima zona qui, cioè li uccido tutti, poi saccheggio e sicuramente ci riempiono di robe, vedrete. Cerca il campanello nelle rovine romane e lì quello che ti metti un punto alto li sciolti tutti con la balestra. Ok, vabbè, li facciamo tutti uno alla volta. Ah, ma il segnale di Leo è ritornato? Accidenti. Cosa vorrà mai dire sta roba? Avrà delle robe per noi? Vabbè, ad oggi non abbiamo comunque le bombe fumogene, quindi... Dovremmo arrangiarci con quello che abbiamo. Allora, sono 15. Qua sono sicuramente di meno. Vai, uno. Due.
Aggancialo, aggancialo. 3. L'ho agganciato? No. Voglio parlare, fermo! È un ordine! No. Sbagliato. Sale su. Secondo voi? Gustosi sti due. Intanto ne uccidiamo uno. Due. Ok. Quell'altro per piacere. Ah no. Perfetto. Tre. Cioè tre. Più di tre. Qua non ce n'è più nessuno. Nuovo follower. E Booger, grazie del follow, ben trovato. Accomodati e anche pure. Ok. Abbiamo 8 veleni. Sono 2, no, aspetta. Ma quello è ancora vivo? Basta. Cioè, ma raga, è ancora in piedi quello? Ah, ok, perfetto. Punto di controllo raggiunto, ok, a 5 mi dà il salvataggio, buona sapersi. Tu sei lì tutto da solo. Troppe persone lì. Qualcuno viene qua? Ah no, quello sta salendo, va bene. Vieni, vieni. Ho un po' di tachicardia. Dove sono? Ok, eccolo lì. Tu torna in posizione. Ho paura di andargli dietro da vicino, eh. Magari ci sono altri che lo guardano, quindi facciamo così. Da quest'altro lato ce ne sono altri. Merda. Dai, smettete di guardarvi. Scusate chat se non vi cago molto. Maledizione. Era così gustoso. Olè. Intanto deprediamo questi maledetti. No, vabbè. Ah sì, sto depredando, perfetto. Monete dell'imperatore. No. Ah no, era il... Ok. Bombe fumogene, perfetto. Ci dà qualcos'altro questo? Medicina, bombe fumogene, dardi, ok. Di qua quanti sono rimasti? Madonna, com'è morto quello? Questo lo potremmo uccidere, ma facciamo così per sicurezza. Abbiamo ucciso tutti coi dardi, Dio. Era una seconda challenge praticamente. Va bene. Ciao Tabat, bentrovato. Perfetto. Hai nessuno che mi dà i veleni? Ah, mi hanno tolto la spada, avete ragione. Vabbè, tanto non la usiamo comunque. Com'è successo che mi hanno tolto la spada? Non importa. Eccoci qui. Allora, questi muoiono così. Ne mancano due. Io là ne vedo uno. Quindi sono tre in totale. Ciao Ale, sei bentornato. Stiamo cercando di fare del meglio, il meglio del meglio, per non farci beccare, ma sarà bella lunga questa missione. Quindi il primo episodio sarà già bello lungo, chiedo scusa. Altro che un'ora. Qua mi sa che andiamo un'ora e mezza. Arma sostituita. Vabbè, perfetto. Cos'è? Un martellazzo. Vabbè, possiamo accettarlo. Io volevo depredare, ma ne ho già depredare. Ah, scusate, sono uno sciocco. Allora, sono due. Possiamo ucciderli con la lama? Possiamo farlo? Questi si girano? Andiamo con calma? Sembra di no. Dieci di venti? Ah, ma io devo usarne... Ah! Pensavo di doverli fare tutti i campi. Ok.
Invece no. Bastano solo 20, quindi mi danno tutta una serie di opzioni. Questi se mi avvicino li ammazzano insieme. Guardate, se disincronizzo adesso mi arrabbio. No, vabbè, ma raga. No, ma sul serio? Ma la doppia lama a che cosa cazzo serve? La doppia lama a cosa cazzo serve? Che è sempre che fa questo, pa! Ma raga! Dio santo. E niente, vabbè. Dio santissimo. Ma porca di quella porca. Che cazzo c'è adesso che mi spacca i coglioni? Ma succhiatemi le palle. Vuoi vedere come funziona? Oh, oh. Succhiatemi le palle, maledetti francesi. Vabbè, mi dispiace, dovremmo rifarla, perché accetto la mia inadempienza come giocatore mendace e poco esperto. Ma guarda te, le doppie lame però, cioè veramente, a cosa servono allora? Io non ho parole, raga. Mi dispiace, era tutto sotto controllo. E pensavo di avere il controllo della situazione, invece è tutto l'opposto. Questo è caduto, è scomparso, non si vede neanche dov'è. Non c'è neanche più. Tanto abbiamo fatto mattina qua, cioè... Vabbè, sono proprio dispiaciuto da sta roba. Ma vedi te. Ah, abbiamo già depredato. No, basta, fai scendere. A ogni errore è un affinare la tecnica, mio caro. Hai ragione. Ciao bro, cosa ti piace di questo gioco che non c'era nel 2? Sicuramente questa storia di avere i collaboratori e sicuramente quello. E poi la storia che siamo un po' mafiosetti, non mi dispiace. Ah, vedete che se possiamo andare qui sblocchiamo subito questo, dai, ci sta. Ma va da te, ma guarda te. Vabbè. Taglia tutto su YouTube, è come se il primo try, così sembri un pro. Non... Allora, onestamente non mi interessa particolarmente sembrare un pro. Preferisco che il ricordo di me sia più autentico e che la gente apprezzi quello che faccio e il modo in cui lo faccio. Ok? Yeah. Questa è la cosa che vorrei dire. La seconda cosa è che faccio già delle... Madonna. Ah, ci sono i lupi qua. Benissimo. Cerco di fare le cose al meglio che posso. Quello sicuramente. E cerco di farle comunque... decidendo di velocizzare quando serve, ok? Stavolta mi sento di lasciare questo try così, perché è un po' indicativo, non penso ce l'avremmo fatta comunque, sono tanti, 20, e le situazioni senza averle viste prima, porca vacca, vabbè, tanto adesso che ci frega. Le situazioni senza averle viste prima non possono permetterci tanto margine. Ah, questi li prendo tutti e due, vabbè, tanto chi se ne frega. Let's go, venite. Eccolo, prendiamolo. Presto, presto. Dai, colpitemi. Adesso quello mi tira la slamata da distante. Dai, aia. Ma guarda, colpite. Questi, attaccami. Ma smettila. No, oh, il boss delle torte qua. Aia. 19 e 20. Te ammazziamoti così. Aia. Devo ancora capire come disarcionarli. Però vabbè, facciamo così. Ok, recuperiamo tutto. Quindi ci sta, stavolta facciamo così. Ah, possiamo recuperare questa spada? A posto. E facciamo così. No, vabbè, non importa. La prenderemo dopo e niente, cerchiamo di farla meglio la prossima volta quando dovremo fare il completismo. Sono solo 20, magari... Sì, un po' deluso, però vabbè, dai. Non tutte le ciambelle escono col buco, noi siamo...
Io sono, cioè, non è che voglio giustificarmi, però è veramente la prima volta che gioco questi giochi, nonostante siano tre già episodi che andiamo avanti. Per episodi intendo titoli. Comunque, evidentemente sono un po' uno scemotto. E lo accetto, in qualche modo. E andiamo a sbloccare giusto questo. Per tranquillità nostra. Let's go. Quindi abbiamo anche lo sbloccaggio qui. E andiamo, niente. Ok, sapete che vi dico? Vi dirò di più. Mi sa che questo episodio può finire qui. E ci sta assolutamente che si chiami Retry. Come al solito non è mai una ciambella con un buco sempre perfetto, no? A volte non ce l'ha il buco. Restauriamo giusto perché siamo in zona. Let's go. Ah, guardate, c'è pure la bandiera. Beh, ma non la prendiamo adesso. E direi che possiamo fermarci qui al primo episodio di questa maratona dei 4K, raga. Grazie di aver visto il video fino a questo punto. Grazie di essere stati con noi. Twitch, fra poco noi continuiamo, ovviamente. E come al solito ci vediamo a un prossimo video, il 20esimo. Pazzesco, pazzesco. Bene, alla prossima. Grazie mille.